Le indagini, sviluppate dai militari del Nord della Compagnia di Monza nel biennio 2019-2021, hanno preso spunto dal fermo di PG nei confronti di un soggetto di origine egiziana, sorpreso all'interno di una farmacia monzese con spropositati quantitativi di farmaci contenenti ossicodone, acquistati tramite ricette mediche rubate. Nello specifico è stato il gestore della farmacia che, dubitando della genuinità delle prescrizioni, ha allertato il 112. Okay. La scelta dei pazienti a cui intestare le ricette veniva fatta a tavolino fra il medico e i soggetti egiziani. Nello specifico era proprio il medico a selezionare fra i propri pazienti quelli affetti da una situazione clinica tale da poter giustificare la prescrizione di farmaci di questa natura. La selezione era molto meticolosa perché, oltre a considerare il quadro clinico, veniva tenuto in considerazione il cognome, che doveva essere arabo o quantomeno arabeggiante, nonché il luogo di residenza del paziente stesso, così da non destare sospetti nei farmacisti. Le sostanze venivano introdotte nel normale mercato degli stupefacenti ed erano vendute principalmente a soggetti di nazionalità egiziana o comunque di origine mediorientale.